La diga del Moncenisio, incastonata a 2083 metri di quota, è situata in territorio francese nei pressi del colle del Moncenisio tra montagne imponenti, terra di confine tra l'Alta Maurienne, la Val Cenischia e la Valle di Susa. Dopo il 1947, il colle del Moncenisio diventa territorio francese. L'energia idroelettrica è utilizzata da Francia e Italia tramite EDF e Enel. Sul fondo dell'invaso si trovano molte costruzioni civili, militari e ancora un pezzo della vecchia strada napoleonica. La diga ha un'altezza di 95 metri e può contenere un massimo di 360 milioni di metri cubi d'acqua. L'impianto ha due scarichi di emergenza, uno principale sul versante francese e uno nel bacino del torrente Cenischia, immissario della Dora Riparia, affluente di sinistra del fiume Po. La diga e l'enorme invaso d'acqua del Moncenisio sono una risorsa preziosa e strategica per il territorio. Nel 2017, ad esempio, proprio il lago è stato fondamentale nella battaglia contro gli incendi che hanno colpito tutta la Val di Susa. Il colle del Moncenisio, meta di piacevoli escursioni, rappresenta inoltre un'opportunità turistica eccezionale. Pur essendo sicura e dotata di solidi sistemi di monitoraggio, la presenza della diga espone il territorio e i cittadini a rischio inondazione, con danni a persone, strutture e infrastrutture. Le conseguenze possono andare da aumenti del livello dell'acqua a un collasso della diga, a cui seguirebbe una potente inondazione. In questo caso la grande onda si abbatterebbe sulla Val Cenischia e la Valle di Susa sino a Torino, dove la Dora Riparia si immette nel Po. E da lì potrebbe, nel peggiore dei casi, allagare la pianura lungo il corso del Po fino alla Lombardia. I comuni interessati dagli scenari di rischio sono 66, con una popolazione complessiva di circa 1.320.000 abitanti, di cui oltre 311.000 esposti a rischio inondazione. I centri abitati maggiormente esposti sono Moncenisio, primo paese che si incontra scendendo dal colle verso Susa, sviluppato lungo la via Francigena, un paesino costruito di pietre, legno e losa. Giaglione, belvedere della Val di Susa. Venaus, tipico borgo alpino posto sulla cosiddetta Strada Reale, dove si trova la centrale idroelettrica del Moncenisio. Novalesa, famosa per l'abbazia benedettina dell'VIII secolo e per le preziose tele della scuola del Caravaggio e del Rubens, arrivate qui da Parigi per volontà di Napoleone. Infine Susa, detta Porta d'Italia, nata sulla confluenza del torrente Cenischia con la Dora Riparia, comune più grande della valle e antico castrum romano. Il territorio presenta numerose autostrade. Secondo i diversi scenari di rischio, potrebbero essere interessate dall'inondazione due delle principali autostrade per la Francia, la A32 e la A55. Inoltre, potrebbero risultare compromesse le linee ferroviarie tra Susa e Torino e tutte le linee tra nord e sud del capoluogo piemontese. È quindi chiaro che, nonostante il rischio di un collasso della diga sia lontanissimo, una seria politica di prevenzione e un piano di emergenza puntuale e rigoroso sono una necessità a cui guardare non con spirito catastrofista, ma con un sano realismo e senso di responsabilità.